Don't leave this video before getting our bonuses and gifts. Click on the link in the description now. Vuoi sapere come sono riuscito a fare più di 50.000 euro di vendite in un solo mese grazie a Shopify, al dropshipping e a Facebook? Sono Stefano Montana, creatore del blog www.montanabusinessonline.com e in questo video andrò a illustrare. Don't leave this video before getting our bonuses and gifts. Click on the link in the description now. Esattamente tutti i miei dati e come sono riuscito ad ottenere questo risultato. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi per insegnarvi come fare soldi online attraverso Facebook, Shopify, dropshipping oppure il vostro brand, ok? Assolutamente online e assolutamente attraverso voi stessi, il vostro lavoro. Quindi non vi aspettate di fare i soldi così senza fare nulla, perché non esiste quella cosa e non so insegnarvelo, ok? So solo insegnarvi come fare soldi attraverso il lavoro duro e attraverso ovviamente tecniche di marketing specifiche, ok, che andranno a implementare il vostro risultato. Quindi detto questo, andiamo subito ad analizzare come sono riuscito a ottenere questo risultato che vedete sul mio schermo. Come potete vedere, questo è il mio schermo, ok, quindi ho preso il raggio di tempo dal 25 giugno al 25 luglio di quest'anno, ok. Questo risultato l'ho ottenuto grazie a uno store Shopify dropshipping, ok, quindi uno store dropshipping che ho creato da zero unicamente per questa stagione, per la stagione estiva, ok. Quindi vi do un piccolo suggerimento: la nicchia è una nicchia relativa a un prodotto che si vende prevalentemente l'estate, ok. Quindi vi dirò, se volete sapere esattamente il prodotto, esattamente la nicchia, ve la spiegherò nel corso, ok, che andrò a creare. Quindi state sintonizzati e iscrivetevi al canale e seguitemi, mi raccomando, su Instagram, su YouTube, ovunque, su Facebook, mi raccomando. Detto questo, andiamo ad analizzare i dati e andiamo a capire quindi come sono riuscito a scalare. Quindi andiamo prima di tutto ad analizzare i dati, ok. Vediamo qua, ricavi 56.000, quindi circa 50.000 euro che sono stati prodotti in questo arco di tempo, quindi in un mese, ok, di ricavi complessivi. Adesso andremo ad analizzare anche i costi e quanto è il profitto netto, ok. Quindi prima di tutto noteremo che ci sono incrementi, vabbè, ovviamente degli utenti unici, eccetera eccetera, ok. Il conversion rate non è altissimo, in quanto i miei target sono in tutto il mondo, ok. Io targetizzo in tutto il mondo, non ho un paese specifico. Appena c'è un prodotto vincente, winning product, lo prendo e lo sparo su Facebook in tutto il mondo, ok, attraverso targetizzazione. Quindi facilissimo, in un giorno potete tranquillamente creare diversi store Shopify in diverse lingue e venderlo. Se avete un prodotto vincente, venderlo in tutto il mondo, in qualsiasi lingua. Quindi meglio di così. Cosa c'è? Ricordo che il dropshipping è senza avere quindi il possesso del prodotto, quindi attraverso ovviamente il sito. Per esempio, io utilizzo AliExpress, Shopify dropshipping AliExpress, quindi da AliExpress spedisco direttamente al cliente, ok, dropshipping. Consultate anche gli altri miei video per appunto scoprire cos'è il dropshipping, come funziona. Quindi detto questo, abbiamo detto che abbiamo scalato la nostra campagna, ok. Queste sono anche le dashboard di Stripe, ok. Come potete vedere, questa è solamente un negozio, ok, in quanto ho collegato ogni account Stripe a diversi negozi, ok, diversi negozi Shopify, per appunto semplificarmi il conteggio, ok, per sapere esattamente da dove, da che paese, ok, da che lingua quindi vengono i ricavi. Per esempio questo qua era in una lingua specifica, ok. Ho altri 4-5 account, uno per ogni lingua, quindi ho 5 differenti store, uno per ogni lingua, che mi permettono appunto di vendere in tutto il mondo. Quindi fondamentale da capire, ok. Quindi questo è solamente uno store, vedete, dal 25 giugno al 25 luglio, ok. 25 giugno, 25 luglio, 22.000 euro. Qui abbiamo anche il nostro PayPal,
8.800 euro, ok, meno 300 euro di rimborsi, va bene. E quindi qua abbiamo 30.000 euro solo da, diciamo, da questo account, potete vedere. Questo è tutto vero, non sono finti, non sono registrazioni, quindi siamo sicuri che questi soldi sono stati fatti. Ok? Abbiamo detto che noi vogliamo capire come abbiamo scalato, ok? L'importante è che una persona sappia scalare, perché voi iniziate con per esempio 5 euro, ok? 10, 20, 30, 40, 50, ok? Ma non potete mettere direttamente da 5 a 50 euro potete aumentare così l'asset, ovvero il vostro gruppo inserzioni, in quanto andrete solamente a rovinare la vostra ad, la vostra inserzione. Quindi sono tecniche specifiche di scaling, ovvero di come scalare il vostro ad, ok? Non potete scalarlo, vedete qui, marginalmente, nel senso in maniera incrementale, ok? Non potete subito mettere 2.000 euro su un ad sperando di svoltare così, no, dovete fare le cose gradualmente, ok? Scalando i vostri ads, altrimenti andrete a rovinare le vostre inserzioni e quindi andrete a spendere un sacco di soldi, andate a sprecare un sacco di soldi in Facebook ads, in pubblicità. Quindi, detto questo, ok, andiamo a vedere quanto abbiamo speso. Abbiamo speso, quindi, quanto è qui? Vedete qui, questa abbiamo tutta la nostra, diciamo, questa è la sezione gestione inserzioni, vediamo qui 3 milioni di persone, un bel po', 27 euro per acquisto, spesa totale 25 euro, sì, magari 25 euro, 25.000 euro, ok? 25.000 euro meno 50, 56, quindi meno 25, diciamo che abbiamo più o meno un 36.000 dollari. Facciamo diciamo 25.000 euro di profitto che andremo dei quali quindi abbiamo speso 25, quindi di 25.000 euro di Facebook Ads in questo mese, potete vedere qui dal 25 al giugno al 25 luglio abbiamo qua quindi il totale più o meno 25.000 euro di profitto levato Facebook Ads, ok? Più ci dobbiamo levare i costi di AliExpress, che sono più o meno in questo caso erano il 10% o il 15%, vabbè, possiamo fare il 12,5%, quindi leveremo altri 5.000 euro. Possiamo dire che 20.000 euro netti, ok? Arrotondiamo, 20.000 euro netti di profitto in un mese, ok? Quindi non è male considerando uno store partito da zero. Questo è usato questo esempio in diversi store in diverse lingue, eccetera, eccetera, con un solo prodotto, ok? Quindi capite bene che tutto questo 20.000 euro con un solo prodotto, con un prodotto vincente, quindi dovete soprattutto focalizzarvi su un prodotto e non vi arrendete subito se non funziona, perché dovete assolutamente testare, testare, testare. Facebook è tutto un test. Assolutamente, quindi questo risultato, questi 56.000 dollari in un mese sono stati ottenuti attraverso un solo prodotto, ok? Un solo prodotto di dropshipping. Quindi, se ovviamente voi vorreste sapere qual è prodotto vincente, che non è stato facile trovare, ho testato molto, quindi dovete calcolare anche che nei 25.000 euro ci sono i costi del testing, ok? Voi dovete testare perché è così, Facebook è tutto un test, quindi mettetevi l'anima in pace e iniziate a testare i vostri prodotti, ok? Io testavo personalmente fino a 5, 6, 6, 7 prodotti al giorno, ok? Per scoprire appunto il mio winning product e soprattutto. E non dovete mollare subito, ok? Perché questo è un errore che fanno in molti, soprattutto i principianti. Lo so che inizialmente il budget non è altissimo, però è così. Testare è fondamentale, ok? Differente audience, differenti ads, differenti età, ok? Differente tutto, ok? Voi dovete cercare di capire bene la vostra audience perfetta, ok? Il pixel di Facebook vi dà una grande mano in quanto più informazioni ha a disposizione, più il pixel di Facebook sarà in grado di trovare autonomamente il vostro cliente ideale, quindi più voi spenderete e più Facebook sarà in grado di accumulare dati, accumulare informazioni sul vostro cliente ideale, ok? E cercarlo, ok? Ogni giorno in maniera sempre progressiva e quindi graduale, come abbiamo visto in questo grafico, e ci permetterà di convertire ogni giorno di più, ok?
Molto semplice, tanto semplice quanto complicato. Io capisco che per chi non è esperto è un po' più complicato da capire, però essenzialmente questo è. Ho diversi video riguardanti Facebook Ads e Facebook in generale, come si targetizza in pubblico. Andate al mio canale YouTube, iscrivetevi e cercate gli altri video, ok? Detto questo, abbiamo analizzato più o meno la situazione in generale. Come vi ho detto in precedenza, ok? Anche qui abbiamo i diversi dati come il CPC, il CPM, come abbiamo detto che il CPM è, diciamo, il costo per mille, ok? Il costo per mille visualizzazioni, che varia in base al tipo di ad, al tipo di audience, eccetera, eccetera. Vi andrò a spiegare sempre più in dettaglio negli altri video, negli altri corsi, tutto questo. Ok, quindi il CPC, CTR, eccetera, eccetera, ok? Quello che dovete mettervi in testa, quindi, è che Facebook è una piattaforma fatta per farvi spendere soldi, ma allo stesso tempo è farvi ottenere il maggior numero di risultati possibili, ok? Assolutamente, perché più voi soldi spendete su Facebook e più Facebook ci guadagna, ma allo stesso tempo Facebook vuole che voi facciate più soldi, soprattutto perché facendo voi più soldi siete in grado di spendere più soldi su Facebook, ok? Questa è l'idea generale. Quindi è, diciamo, un amico nemico questo nostro Facebook, però assolutamente potentissimo. Voi potete archivizzare in base al vostro prodotto, in base al vostro, alla vostra nicchia, ok? Prima trovate il pubblico e poi trovate il prodotto da vendere. Quindi potete vendere qualsiasi cosa, potete vendere per esempio braccialetti con il leone, ok? Con il leone, a chi piacciono i leoni, oppure potete vendere, non lo so, cappelli da spiaggia, oppure appunto durante la sessione estiva. Potete vendere qualsiasi cosa, ok? Costumi da bagno, su AliExpress trovate un sacco di cose assolutamente non facili da trovare in giro, quindi vi consiglio di darci un'occhiata, di vedere anche i miei altri video se volete iniziare, ok, questo business su Shopify. Vi ricordo, è un business, non è uno scherzo, non è un gioco. Quindi avete capito più o meno come funziona Facebook, come abbiamo ottenuto questo risultato, e voglio che voi assolutamente capiate, ok, come funziona Facebook in generale e come si possono ottenere risultati. Questo, ripeto, è uno store iniziato da zero, quindi potenzialmente diciamo i risultati possono solo che aumentare, ok? Perché il pixel ovviamente adesso è molto maturo, ha molte informazioni. La sessione estiva stava per terminare, quindi ovviamente per l'estate di agosto il prodotto non era più, ok, così avvincente, e le vendite stavano calando, ok? Quindi dovete anche capire i periodi dell'anno, ok? Adesso ci troviamo, diciamo, nel Q4, ok? Come lo definiscono in America, quindi gli ultimi 3 mesi dell'anno sono particolarmente importanti, in quanto la gente solitamente spende di più. Quindi occhio a quello che vendete, dove lo vendete, quando lo vendete, e soprattutto fate le cose fatte per bene. Non sperate che Facebook, Shopify, dropshipping sono cose facili, perché non lo è. Sono 2000, ok, strategie da utilizzare, dovete solamente conoscere e attuarle, ok? Quindi mi raccomando, non mollate, never give up. Ok, se noi andiamo ad analizzare, diciamo, più a fondo i nostri ricavi, ok, notiamo che ci sono stati un migliaio di acquisti, ok, quindi 1000 prodotti venduti in un mese. Acquisti unici, vi ricordo che è sempre il prodotto stesso, unico prodotto, dropshipping, ok, quindi one shot sale. Quindi le tecniche che conosco, che sono in grado di utilizzare, sono potentissime, in quanto sono soprattutto tecniche anche psicologiche, in grado di far comprare l'impulsive buyer, quindi attraverso l'acquisto impulsivo, ok, diverse tipologie di clienti, diverse tipologie di età, ok? Più o meno ricavi per acquisto medio sono $50, quindi un prodotto decisamente abbastanza costoso, ok? Non sono i braccialetti, cose del genere, anche se conoscono una varietà di siti che vendono braccialetti e fanno un sacco di soldi, quindi dipende solamente, non dipende da cosa vendete, ma come lo vendete. Vediamo qui ricavi giornalieri 2000, qua 1300, ok, 1400, 1500, 1000, 1600, quindi più o meno ci troviamo su un $2000 al giorno di ricavi, ok, levato Facebook.
capite bene che non è male, ok? Acquisti anche qui, vedete, va, ovviamente Facebook va molto a zig zag, in quanto un giorno va bene, un giorno un po' meno, un giorno no e così via. Quindi non dovete considerare gli ad di Facebook, ok, lungo una settimana, ok? L'arco di una settimana, aspettate, prima dovete considerare i 2-3 giorni iniziali per vedere se l'ad funziona, se dopo 3-4 giorni non funziona, fatelo secco, ok? Poi vi andrò a spiegare nel corso più approfonditamente come funziona esattamente, come si scala su Facebook, come si, appunto, si duplicano le campagne, i gruppi di inserzioni, come funziona appunto esattamente la campagna di Facebook, in modo ovviamente da non farvi farvi spendere, in modo da farvi spendere il meno possibile, ok? Qui potete vedere anche le età sono differenti, ok? Quindi è un prodotto che, diciamo, va più in voga verso un'età più grande, ok? Quindi abbiamo detto, dovete considerare le vendite e le spese durante una settimana. Ovviamente se l'ad non funziona dopo 3-4 giorni dovete farlo secco, ok? Quindi farlo secco intendo eliminarlo, dipende sempre dal contesto, da quanto è il budget, da quanto è il prodotto, il valore del prodotto netto, ok? Tutte queste cose andrò a spiegarvi più in profondità nel corso avanzato che andrò a creare, ok? Su Facebook, su Instagram, su Shopify, dropshipping, su come costruire un brand da zero, un brand con il private label, quindi con il vostro logo sopra. Mi raccomando, state sintonizzati, andate a iscrivervi al canale. Quindi tutto questo e molto altro, che c'è davvero una marea di cose da dire, da spiegare, le troverete nel corso, negli altri video su YouTube, su Facebook, su Instagram, quindi seguitemi ovunque, mi raccomando. Ok ragazzi, il video di oggi è terminato. Come al solito, se vi è piaciuto e vi è stato utile, cliccate un bel like, lasciate un commento e soprattutto iscrivetevi proprio qui sotto questo video. E come al solito voglio che mi facciate sapere voi cosa ne pensate e come iniziereste la vostra campagna su Facebook e da quale articolo o da quale negozio dropshipping o quale nicchia iniziereste la vostra attività. Al prossimo video.